ascoltato autorevoli personaggi maschi, e io non a caso sono di sesso maschile, e quindi in questo momento voglio poter dare un'accentuazione riguardo a questo tema, che si sono battuti il petto percependo che fosse politicamente corretto, come si usa dire oggi, autoaccusarsi dei comportamenti sessisti o riconducibili, sia pure in forma larvata, alla violenza di genere. Allora abbiamo assistito ad una sbrigativa introspezione da cui scaturiva che in quel momento si poteva stare che tutto l'universo maschile si incolpasse di tante consuetudini subliminali che denotano pregiudizi verso il genere femminile. C'è un particolare che però a noi psicologi non sfugge, ed è che con la stessa rapidità con cui ci si colpevolizza, poi ci si assolve, salvo poi riprendere un comportamento identico al precedente. Allora mi piace sottolineare che se sei invidioso delle affermazioni degli altri, c'è un Filippo Turetta in te. Se ti aggrappi all'altro e non hai fatto crescere la tua autonomia, c'è un Filippo Turetta in te. Se vuoi spegnere o marginalizzare la qualità dell'altra, c'è un Filippo Turetta in te. Se pretendi che la donna che ti è accanto debba stare sempre un passo indietro, c'è un Filippo Turetta in te. Se il tuo narcisismo non ti fa percepire le tue vulnerabilità emotive, c'è un Filippo Turetta in te, perché Filippo Turetta, che tra poco sarà consegnato alla giustizia italiana, non rappresenta un ingombrante fardello di cui disfarsi il più velocemente possibile, ma ci faccia scavare al nostro interno e ci disintossichi la cattiva coscienza che portiamo per abitudine dentro di noi. Ma siccome credo che sia importante finire anche con un attimo di speranza, vediamo cosa possiamo dire di Giulia. Dolce Giulia, camminavi lungo la tua strada, una via che ti avrebbe condotto a raggiungere le tue mete. Avevi nel tuo mondo interno degli obiettivi che erano tanto per te, rappresentavano il senso che tu davi ad una vita ricca di prospettive. Ci hai regalato un sorriso che ha trasmesso a tutti noi il senso di una visione positiva con cui osservavi ogni attimo del tuo esistere. Non potevi pensare che qualcuno avrebbe voluto ostacolarti, frapponendosi sul sentiero che andava verso le tue vette, alcune ormai a portata di mano. Qualcuno, prigioniero delle sue paure, timoroso di dover fare i conti con i suoi disagi, le sue fragilità, i suoi smarrimenti, ha ritenuto che il tuo passo dovesse fermarsi per sempre. La realtà è che oggi, Dolce Giulia, hai conquistato la cima della montagna più alta del mondo. Sei ormai diventato una meravigliosa luce che propaga raggi luminosi intorno a te. Niente sarà più come prima. Nulla potrà arrestare quel cammino che tu avevi intrapreso e che tanti altri proseguiranno, osservatori delle tue orme, nitide e splendenti, sul sentiero dell'infinito.